tutti gli adulti saranno accolti fuori dalla Toscana. La nostra regione invece si farà carico dei 22 minori presenti. Lo prevede il piano congiunto condiviso dalle istituzioni coinvolte nell'accoglienza dei migranti sbarcati dalla nave di Emergency. A Livorno resteranno i minori non accompagnati da adulti, tutti gli altri saranno accolti a Piombino nel centro fatto predisporre appositamente dalla prefettura labronica. Nelle strutture, nei progetti SAI e nella rete territoriale non c'è spazio a sufficienza, quindi abbiamo aperto un CAS per minori a Piombino per consentire l'accoglienza a tutti i minori che arriveranno. Le istituzioni hanno precisato che tutte le strutture toscane che si occupano di minori e che hanno posti disponibili si sono dette pronte ad accogliere ulteriori arrivi. Nella seconda nave che sbarcherà a Livorno, la CI4, i minori a bordo sono più di 10. La presenza di Scabbia in vari di loro necessita di qualche accortezza particolare nella distribuzione dei casi. Abbiamo organizzato varie possibilità, quindi ci sono i posti all'interno dei SAI, che sono il sistema d'accoglienza e integrazione, che è il luogo di elezione, diciamo, per l'accoglienza del minore non accompagnato, però devono essere progetti SAI minori. Ci sono le comunità educative del territorio regionale, che con l'assessora Spinelli in questi giorni abbiamo cercato, ha fatto una lunga ricognizione per trovare posti, e un CAS straordinario minori a Piombino per coloro che non trovano una collocazione in questi sistemi. Tutti i migranti maggiorenni rimarranno in Toscana solo per poche ore, poi saranno collocati in strutture di Liguria, Marche, Abruzzo e Molise.